La parola a Luciano Regolo, che ci dirà quello che vede e quello che pensa di tutto questo dal suo punto di osservazione privilegiato, che è poi Famiglia Cristiana in questo momento. C'è una cosa che solo sottolineerei di quello che ha detto Enzo, pensando che tu ci possa dare una risposta: qual è il peso delle parole del Papa? Qual è il peso delle parole del Papa Lenny Belardo, che minaccia il rappresentante del governo italiano? Qual è oggi il peso delle parole del Papa, che assume posizioni che poi però sembra che la maggioranza dei cattolici, diciamo, italiani non condivide, o perlomeno si esprime al momento del voto in maniera diversa? Qual è il peso in generale di quello, di questo o del Papa che verrà? Innanzitutto ciao a tutti, felice di essere, nonostante i cinghiali dell'esperienza precedente, però sono contento di essere qui a Cosenza, anche di essere tra studenti di scienze politiche, perché anch'io tanti anni fa sono stato uno studente di scienze politiche alla LUISS di Roma. Ho sentito tante cose da chi mi ha preceduto e vorrei soltanto dire che Sorrentino, secondo me, fa un lavoro che è un po' d'artista, un po' di marketing, nel senso che il lavoro che ha fatto e quello che sta facendo pone due figure di pontefici che sono due figure introspettive, sono persone che hanno un dramma umano. In realtà il focus della storia è molto più concentrato su queste contraddizioni personali che non su quella che è l'aspetto teologico da un lato, cioè la fede, la dottrina della Chiesa e tutto quello che si comporta, e dall'altro il mondo politico, diciamo, istituzionale che viene descritto è quello dei viene proposto dai mass media e non quello che in realtà segna la vita quotidiana della Chiesa. Questo non c'è assolutamente né nell'uno e ahimè non ci sarà neanche nell'altro. Tra le altre cose, ci sono molti spunti autobiografici in queste figure. Uno di questi è proprio questo vuoto dei genitori, perché Sorrentino ha perso entrambi i genitori da ragazzo con un incidente per una stufa che, insomma, ha fatto questa cosa, questo suo dolore, questa sua vissuta in maniera chiaramente onirica, contraddittoria, segna anche questo tratto distintivo. C'è il rapporto paradossale, quasi linciano sotto certi aspetti, no? Se per chi conosce David Lynch, come aspetto tra appunto la contraddizione, è stato detto, tra la forma e la sostanza, nel senso che quello che sembra il più giovane, così fricchettone anche, no? In realtà è un reazionario, si potrebbe dire, difende delle forme della Chiesa già dal nome che sceglie, che Pio XIII ritorna a Papa Pacelli, quindi alla formalità, alla regalità del pontificato formalmente, e questo però, diciamo, il suo aspetto è contrario. In questa nuova serie, per chi ha visto il trailer, lui è in coma e cosa succede? Che ha una visione onirica, lui è sulla spiaggia, procede addirittura in un costume bianco, quindi attraendo le donne, e questa figura che alla fine sembra una Madonna, no? Anche se non viene detto, presentato come tale, sviene quasi a significare il crollo di quella che può essere una fede o quello che può essere un sentimento di devozione popolare. Però nello stesso tempo, mentre lui cammina in quella spiaggia, si vede il nuovo Papa che cammina, che invece è più attempato, un John Malkovich di questa generazione, che invece avrà, come vedete, poi un'amica molto particolare, che è Sharon Stone, e che praticamente, però lui dice queste parole, il Papa: tutti devono sapere quello che fa o che dice il Papa, perché non è vanità questo, ma è una necessità. E qui è il punto centrale, no? Nel senso che la Chiesa intanto va distinto, diciamo, l'argomento teologico, dottrinale. Per esempio, ho sentito dire Papa Francesco non ha cambiato niente. Non è vero, nel senso che non ha cambiato niente, non può e non deve nessuno dei cattolici, ma penso ogni credente si aspetti che cambi la dottrina o il Vangelo, no? Perché il Vangelo è quello e non va cambiato la nostra fede e il nostro credo. Ma cosa ha cambiato? Ha cambiato il modo di affrontare le cose, peraltro non in opposizione con Ratzinger, perché questa è una polpetta mediatica, nel senso che è su quello gioca la nuova serie, nel senso che fa vedere il Papa in coma che poi si risveglia, però c'è questo nuovo Papa, quindi c'è il dualismo tra i due. Allora, cosa hanno fatto alcune forze, diciamo, reazionarie, tra l'altro con
Oggi siamo una società in cui dagli haters online, ma anche movimenti di opinione, a degli articoli, eccetera, ci sono molti punti oscuri, molti tentativi di influenzare l'opinione pubblica con delle fake news o con delle visioni artate completamente. Mi consta personalmente che Papa Francesco e Papa Benedetto si vedano costantemente, che tutte le riforme che sono state fatte, per esempio a livello della trasparenza e della, dello stop decisivo alla pedofilia, è una stretta continuità con quello che aveva lasciato, quello che è il dossier che lascia Benedetto e che affida a lui. Questa svolta che state vedendo in questi giorni, cioè dopo la nomina di Pignatone a Presidente del Tribunale Apostolico Vaticano, è un tentativo di portare a termine quanto già Luciani aveva intuito, no? Quando muore improvvisamente, quella di rendere trasparente proprio la forma della gestione economica, perché proprio lì possono annidarsi quelli che sono gli ultimi addentellati della Guida Romana. Cosa ha cambiato Papa Francesco? Basta vedere i nuovi cardinali che ha fatto. La maggioranza oggi, se oggi ci fosse un conclave, se lui morisse o si dimettesse, come continuano a dire in maniera, diciamo, abbastanza, diciamo, ossessiva, non potrebbe più ritornare una maggioranza assoluta, come si dice, reazionaria o vicina alla curia romana di un certo tipo, che crede che parla di dottrina, di difesa, di teologia. A me piace molto quando dicono che Papa Francesco è eretico, quasi ignorante di fede. Papa Francesco è un gesuita, ha studiato questo, solo che si esprime con quella spontaneità di un papa sudamericano, dove apparentemente è privo di forma, ma nella sostanza è molto fedele alla dottrina, perché vive il Vangelo. Il nostro, diciamo, vedete, per esempio, io come condirettore di Famiglia Cristiana sono stato molto attaccato, perché io ero da poco condirettore e avevo fatto una copertina che diceva "Vada retro Salvini". Perché questo? Perché, diciamo, in quel momento abbiamo voluto dare un segnale molto preciso di quali fossero i valori cattolici reali. Siccome abbiamo un bel Vangelo, no, che a Matteo 25 ci dice "ero straniero e mi hai accolto, ero povero", eccetera, e abbiamo anche un Vangelo in cui il Signore dice questo a Pietro, "vada retro" significa "vieni dietro me, cioè segui i miei valori", non è l'esorcismo, quello che lui ha tentato di dire per involgarire il dibattito. In realtà si cercava di dire il cattolico, no? Non è che, diciamo, il cattolico solo perché è un atteggiamento culturale o abitudinario o quasi di status sociale, perché purtroppo è questo che viene percepito in alcuni casi, per cui io sono cattolico, però poi, diciamo, nell'impegno sociale aiuto a casa tua, cioè, a me viene un po' da ridere, nel senso che se io vedo una persona che sta morendo sulle scale di casa mia, non è che dico "no, non lo porto a casa perché mi sporca il parquet o quell'altro", intanto lo soccorro, poi si vede chi lo può tenere, dove può andare, dove può essere, diciamo, accolto in maniera stabile. Quindi il discorso che fa Papa Francesco non è un discorso di politica, soprattutto di politica interna, è un discorso di stretta coerenza e di a quello che è il messaggio del Vangelo, la difesa del creato. Si parla di ecologia integrale, no, a riguardo. Cos'è l'ecologia integrale? È dal rapporto con gli esseri umani, con gli esseri viventi, all'ambiente. Dobbiamo tornare a valorizzare quello che è il dono della vita e riconoscere il Vangelo nella nostra vita quotidiana. Questo è il discorso del Papa che fa, e che io trovo in strettissima continuità con i suoi predecessori. In modo particolare, pensate che il primo da un anno è diventato Santo Paolo VI, ma è stato il primo lui che ha voluto la grande svolta della comunicazione. Paolo VI è il primo che vuole mandare in onda le prime immagini della Sindone, è il Papa che fa i primi grandissimi viaggi, è il primo Papa che viaggia in aereo, è il Papa che parla, comunica con artisti, giornalisti, eccetera, in maniera completamente diversa da quello che è il passato. E io trovo che questo non poteva che essere altrimenti, perché vedete, Famiglia Cristiana è stata fondata quasi 90 anni fa da questo beato Giacomo Alberione, che è una figura molto interessante, no? Perché è stato molto amico, tra l'altro, di Montini. Loro hanno inaugurato questa stagione della grande comunicazione e intuisce che in pratica i nuovi mezzi di comunicazione sono un grande strumento per evangelizzare gli animi e quindi per
usare la forza di questi strumenti per portare le verità di fede. Perché questo è importante? Perché oggi è ancora più frazionata, la comunicazione è ancora più dilagante. Viviamo nella società dei Twitter, di Instagram, e quasi ognuno si erge a comunicatore. Quindi i messaggi che noi riceviamo sono così tanti e così frammentati, le fake news che noi riceviamo sono così tante e frammentate, quindi è giusto che si faccia sapere. Peraltro, io non ho mai visto il Papa Francesco, l'ho visto più volte, eccetera, però non ho mai visto uno che gioca a comunicare. Cioè lui è vitale, energico così, quando lui accarezza le persone, quando lui scende dalla Papa Mobile per soccorrere la persona che cade o tutte le altre immagini che hanno fatto scalpore, per lui era assolutamente normale farlo, perché se uno va a parlare, io l'ho fatto, andate in Argentina a chiedere com'era da sacerdote, com'era da vescovo, quest'anno sta per celebrare 50 anni di sacerdozio Papa Francesco, è sempre stato così, quindi è un modo di essere questo. E io trovo che lo scorcio della Chiesa è, in questo momento non è certamente semplice, anche se mi viene in mente riguardo un episodio storico che è molto interessante. Quando Napoleone teneva, quasi sta per reclutere Pio VII, va dal suo segretario di Stato, che era Consalvo, e dice: se sua santità non fa quello che dico io, quindi c'è il ricatto in questo caso del lato opposto, farà una brutta fine, la Chiesa verrà distrutta. E lui dice: mi dispiace, ma nessuno può distruggere la Chiesa, non ce l'abbiamo fatta noi sacerdoti e cardinali, non ce la può fare nessuno. E questo è vero. Papa Benedetto, no? Io vi invito, quando avrete il tempo, eccetera, di andare a rivedere o a rileggere, a seconda dei due casi, cioè sia il discorso su Vatican.com, ma sia anche, diciamo, potete trovare il video del discorso di commiato che lui fa a San Pietro nel 2013. E lui dice: la Chiesa non è né mia né, diciamo, dei cardinali, dei protettori, la Chiesa è di Cristo, e, diciamo, io la consegno sotto la protezione di Maria, no? Dice testualmente queste parole. Parla di una scelta che lui ha fatto in introspezione con Dio, e la sua scelta va ponderata in questa sede, va meditata. Voglio dire che è una scelta apparentemente rivoluzionaria, incredibile, di rottura, però voi sapete che lui, per fare questo, si è rifatto alla forma più canonica e più giuridicamente più perfetta che lui potesse adottare, rifacendosi all'atto di rinuncia papato di Celestino, quindi andando a ripetere, facendolo in un concistoro, perché non potessero esserci obiezioni, facendola, se ne è accorta solo una giornalista dell'Ansa, perché anche ottima latinista, perché alcuni colleghi non avevano neanche capito quello che stava succedendo, perché l'ha letto in latino. E, ecco, però questo per dirvi com'è incredibile e come può essere confuso e paradossale il rapporto tra sostanza e forma. Ecco, lui ha fatto invece una scelta di amore, esattamente coerente con la Chiesa. Era un momento in cui c'era una forte contrapposizione che poi noi vediamo adesso in maniera più netta. Oggi si vede molto spesso una maggioranza e un'opposizione, che voi vedete attraverso le battaglie mediatiche. Nell'epoca in cui Benedetto lascia il papato, e tutto questo era in maniera molto sotterranea, vi invito a rivedere un po' gli articoli su Vatilics, prima stagione, sulle gole profonde, questo tentativo di screditare. Esatto, però lui aveva due strumenti: o fare una guerra profonda, diretta, quindi, diciamo, fare l'epurazione, eccetera, oppure spiazzare completamente questa forza di... Io vi ricordo che Benedetto comincia a dire chiaramente come lui sarà come Papa già nella Via Crucis dell'aprile 2005, mentre sta morendo il Giovanni Paolo II. Lui dice nella Via Crucis che la sporcizia è dentro la Chiesa, lo dice molto chiaramente, così come nel discorso dell'insediamento lui dice: vi chiedo di pregare per me perché io possa resistere tra i lupi, lo dice molto chiaramente, quindi non è che scopriamo la situazione. Però cosa ha fatto davvero, persona che ama? Lui ha fatto delle lezioni in Germania, noi non conosciamo la sua storia di prima, però le sue lezioni venivano dette la teologia dei cuori, perché andavano a seguire le sue lezioni anche persone del popolo, perché noi l'abbiamo visto un po' timido, un po' così, eccetera, però è uno veramente innamorato di Dio, e questo lo trasmette in pieno, e in questo c'è l'accordo assoluto con Francesco. Ecco qual è il tratto comune di questo amore
vissuto in maniera completamente diversa, perché diverse sono uomini diversi, sono persone, personalità diverse, culture, tutto insomma diverso, non perché uno è il fine teologo e l'altro è ignorante, questa è una fallacia mediatica, ma voglio dire c'è questo tratto in comune. Quindi Papa Benedetto è stato colui che ha permesso, credendo ciecamente che la provvidenza o il Signore avrebbe mandato un altro pontefice con quel vigore eccetera, quando Bergoglio è stato eletto nessuno si aspettava che sarebbe stato lui il Papa, e a un certo punto viene visto come il meno pericoloso rispetto alla falange della sudamericana cosiddetto. In realtà il Papa Francesco sì, è vero, era 80enne, aveva solo un polmone, quell'altro così, diciamo, però è uno tosto, diciamo, anche di salute, che si sta montando bene eccetera. E attenzione, perché quello che lui fa adesso di non rispondere o rispondere a modo suo è un tratto anche questo di prima. Lui a un certo punto ha delle contestazioni quando è stato superiore dei gesuiti in Argentina e si ritira, è uscito proprio di recente anche questo, diciamo, aspetto, si ritira a fare a Cordoba in preghiera, quell'altro così. Quindi anche questo è una situazione che va capita. Personalmente, volete quello che vi dico, anch'io a volte sono preoccupato, perché vedo che ci sono anche dei colleghi, non faccio nomi per gentilezza, però che raccontano un po' delle frescacce. Non si sa se per fare giustizieri della Chiesa, di dire, perché contrappongono il Papa buono al Papa cattivo, ma questo mi sembra molto, per chi conosce l'etimologia, di diabolico. Chi contrappone la Chiesa è una, ci può essere la divergenza, ci può essere il dibattito sano e costruttivo, ma non c'è un Papa buono, un Papa cattivo. Chi induce questo tipo di dubbio non può essere dentro la Chiesa. La dottrina è una, dice, ah, ma è reazionario, per quello che vuol dire, cioè nel senso, la difesa della vita, la difesa della famiglia sono i fondamenti della religione cattolica, o credi o non credi, nel senso è libera l'adesione. Questo non significa però confondere questo tipo di coerenza con quella che può essere l'accoglienza e la comprensione anche verso chi la pensa in maniera difformata, che significa no al pregiudizio, no alla condanna. Io vi ricordo che il fondamento che Papa Francesco dice, non parla mai di Dio, ma questa è una cosa ridicola, io lo sento parlare tutti i minuti di Dio, ma soprattutto non si parla solo di Dio, si applica l'amore per Dio, quindi questo è il punto diverso. Un'ultima parola, poi diciamo, non voglio annoiare perché penso che abbia già parlato forse più del previsto, però ci tengo a dirvi questo, che quando tutte queste fiction, io per esempio non le trovo così negative, no? Anche se da un punto di vista di credente li lasciano perplesso in alcune cose, perché hanno avuto secondo me anche un pregio, quello di avvicinare un pochino a delle domande, a avvicinarsi anche al mondo della Chiesa, però bisogna stare attenti a non costruire poi dei castelli su questo, no? Perché la maggior parte di questi film, anche quelli italiani, insomma, si fermano al rapporto umano, no, del pontefice, quindi anche quello di Nanni Moretti eccetera, perché è il dramma personale che loro esplorano, come in fondo è giusto da un punto di vista artistico. Però il dibattito sul futuro della Chiesa, su quest'altro, voi dovete pensare che la Chiesa ha sempre avuto questi problemi, però è sempre sopravvissuta, proprio perché la sua forza si regge su questa forza dell'amore. Le dispute dottrinali, voi pensate, noi vediamo adesso i dogmi tutti belli e pronti, ma per arrivare a questi dogmi in alcuni casi ci sono stati millenni di verbi, uno di questi è l'Immacolata Concezione, tanto per dirne uno, il primo che mi viene. Però sul fatto dell'aspetto, il celibato dei sacerdoti, il ruolo delle donne, quell'altro, il dibattito è cominciato anni e anni fa. Voi sapete che per esempio Papa Francesco, no? 2 anni fa ha introdotto il giorno di Maria Madre della Chiesa nella memoria liturgica, no? Proprio dopo le Pentecoste. Però in realtà questo era l'auspicio già di San Paolo VI, che chiudendo il Vaticano II dice, bisogna che Roma, vedi, ci sarà un articolo anche su questo, su Maria Conte, che è l'altro giornale di cui sono contentore, lui diceva, conclude dicendo, Madre della Chiesa, e questo era veramente da molti non accettato, perché era un'epoca anche maschilista all'interno della Chiesa, in cui dove la figura femminile di Maria venisse definita Madre della Chiesa, in realtà è Madre della Chiesa perché? Perché fin dall'inizio, diciamo, partecipa al disegno della salvezza, ma è anche lì, diciamo, non solo ai piedi della croce,
che è il primo sacrificio di Gesù, ma quando scendono, quando la Pentecoste, noi cosa ricordiamo? Ricordiamo che scende questo fuoco, eccetera, si apre la Chiesa ufficialmente, diventano gli apostoli, diventano coloro che spargono poi le verità evangeliche, e lei è lì in cenacolo con gli apostoli, quindi madre e testimone di tutto questo. La parabola, una parabola iniziata, pensate, nel 1965, si è conclusa dopo più di 40 anni, questo per dirvi, 50 anni, questo per dirvi che le problematiche ci sono nella Chiesa, però io, se volete la mia opinione su questo, non sono preoccupato, ma penso anche, passatemi l'espressione, che non prevalente, cioè le insidie del male dell'epoca alla fine non possono prevalere su quella che è una forza, una vitalità che secondo me nasce nel cuore delle persone, nell'amore che è quello del cristianesimo. Grazie. Noi dobbiamo chiudere e poi riprenderemo questi temi. Abbiamo fatto penso un'ora e mezza di una bella, un'ora e quaranta di una bella discussione. Una sola domanda, approfitto della tua presenza qua con una risposta rapida perché poi ti liberiamo. Uno dei tratti iniziali, fuori dalle fiction, fuori dal rapporto Belardo, Francesco, uno dei tratti iniziali di questo pontificato è stato anche un grande impegno contro la mafia, con gesti simbolici. Noi questo tema lo affronteremo, lo stiamo studiando, qualcuno di noi lo sta studiando, il rapporto tra mafia e chiesa, gesti simbolici forti, la scomunica dei mafiosi, ma anche di Francesco qua a Cassano, la messa insieme a Don Ciotti. Da questo punto di vista, tu che sei poi calabrese di origine, non so se lo guardi, la Chiesa meridionale, e calabrese in particolare, sta recependo questi si sta allineando a un pontificato così deciso, diciamo, tutte queste idee? Se devo essere sincero, io trovo che la risposta mi sembra ancora molto, molto flebile, soprattutto non omogenea su queste. Ci sono delle figure, per esempio una di queste è Monsignor Oliva, che io vedo molto impegnato, molto presente, anche addirittura a denunciare tutto quello che possa accadere nel territorio, ha una voce molto forte, e così come vedevo Valentino in questa stessa veste, eccetera. Ho visto in alcuni casi anche recenti di cronaca una risposta piuttosto flebile da parte, diciamo, di alcuni vescovi del territorio calabrese, e non lo dico soltanto io, ma ho sentito diversi magistrati auspicare che la Chiesa assuma una posizione più netta. Perché adesso? Perché in Calabria, diciamo, in modo particolare è ancora una situazione dove c'è una forte componente delle entrature della criminalità organizzata nella vita affaristica, politico-sociale, attraverso la massoneria. Quindi, siccome tendono a legittimarsi attraverso la presenza anche a fianco delle autorità religiose, perché uno dei tratti, quello che queste Madonne che si inchinano nelle varie case, situazioni, eccetera, non è solo folklore, non è soltanto, è un dare dei segnali, no? Nel senso che loro rientrano nell'elite, quindi non ci sono più pressioni manifeste, ma c'è una legittimazione. Quindi in questo caso deve essere la rottura totale, nel senso, non si può, un conto che il sacerdote o il vescovo vada a tentare di convertire il mafioso, questo tutta la vita, noi non dobbiamo mai rinunciare come speranza, no? Che anche il peggiore dei malfattori si possa convertire. Un conto è, diciamo, accettare l'abbraccio o la prima fila o altre situazioni di rischio, o tacere di fronte, o permettere che i sacerdoti, che sono fortemente compromessi con determinati potere, con determinate famiglie, rimangano al loro posto. Questo noi non lo accettiamo. Grazie, arrivederci. Ci vediamo giovedì. Salve ragazzi, in bocca al lupo.